fatture sui salari. Io sto lavorando giorno e notte anche in agosto per aprire cantieri. Siamo al livello minimo di disoccupazione da 14 anni a questa parte, quindi conto che non ci siano salari minimi, che ci siano stipendi buoni e lavori buoni per milioni di italiani. Adesso il fatto che si andrà a esaurire il reddito di cittadinanza per chi può lavorare e non vuole andare a lavorare sarà un aiuto, e quindi io penso che l'Italia sia un paese che tutela. Ovviamente bisogna combattere i contratti pirata, però più apro cantieri, e mi incuriosisce che PD e 5 Stelle, che parlano di salario minimo, dicono no a opere pubbliche come il ponte che porterà 100.000 posti di lavoro. Qui ci sono salari dignitosi per i lavoratori italiani. L'idea della Meloni di coinvolgere le opposizioni in un tavolo è giusta, perché lei ieri le ha definite posizioni ideologiche, quelle delle opposizioni. Se sono ideologiche, poi un tavolo è complicato farlo, no? Un governo deve ascoltare, noi stiamo ascoltando taxisti, balneari, sindacati. Ieri ho incontrato tutti i sindaci della Versilia, il sindaco di Lucca, il sindaco di Massa, quindi a differenza di altri governi che decidevano senza ascoltare nessuno, è giusto ascoltare. Poi è chiaro che se PD e 5 Stelle difendono il reddito di cittadinanza così com'è e non cambiano idea su nulla, noi abbiamo il dovere di tirare dritti, però l'ascolto è fondamentale. Ministro Salvini, parlando di extraprofitti, come verranno spalmati? Che le banche stiano macinando miliardi e miliardi di guadagni senza alzare gli interessi sui conti correnti dei risparmiatori italiani mi sembra poco equo, e quindi se una piccola parte di questi profitti miliardari verranno utilizzati così come vorremo per aiutare le famiglie a pagare i mutui, le imprese a pagare i fidi e per continuare a tagliare le tasse per aumentare gli stipendi, io penso che nessuno soffrirà. Ecco, se le banche a fine anno invece di 20 miliardi di euro ne metteranno in portafoglio 17 e 2 o 3 miliardi finiranno alle famiglie, alle lavoratrici e ai lavoratori, penso che sarà un'operazione di giustizia sociale.